Buongiorno cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 24 febbraio 2018. Questa è la seconda edizione di oggi, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Cortei antifascisti in tutta Italia, migliaia a Roma con lampi, c'è anche Gentiloni a Milano, alcuni contusi in mattinata. Nella capitale sono schierate 3.000 agenti pronti a vigilare su due cortei e tre sit-in di sinistra e di estrema destra. Momenti di tensione a Milano tra polizia e studenti. 18 militanti di Forza Nuova sono stati identificati dalla polizia durante i controlli preventivi. A Palermo arriverà il leader Roberto Fiore, al quale Centro Sociale e Potere al Popolo opporranno la propria piazza. A Bologna Di Stefano nega il binomio fascismo-dittatura. Coppola condanna 7 anni per l'immobiliarista, scusatemi, che inguaia anche i suoi consulenti, banchieri, avvocati e politici, insomma. I giudici milanesi hanno disposto la trasmissione degli atti alla procura in ordine al ravvisabile concorso nei reati di bancarotta per Pier Francesco Saviotti, già numero uno del Banco Popolare, Arnaldo Borghesi, ex Lazard Italia, Vittorio Emanuele Falsitta, avvocato ed ex deputato in quota Forza Italia, Paolo Costanzo, commercialista che ha rappresentato Coppola in tante aziende, scusate, e Francesco Gianni, socio fondatore del rinomato studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli e Partner. Voto all'estero, c'è una videodenuncia di un'elettrice a Tenerife, ve lo consiglio di andare a guardare, che la trovate sul fattoquotidiano.it. Ecco insomma come ci vengono consegnati i plichi elettorali, dice questa elettrice. Nei giorni scorsi gli elettori italiani e i residenti all'estero hanno ricevuto il plico con le schede elettorali. Sono voti validi quelli pervenuti al consolato entro il 1 marzo. Anche all'isola di Tenerife, dove l'elettrice ha deciso di registrare una videodenuncia delle modalità con cui viene consegnato il plico. Molto interessante, andatevi a guardare questa denuncia di questa elettrice sul fattoquotidiano.it. Fulco Quilici è morto, cari amici, addio al maestro dei documentaristi. Per Forbes era tra i 100 più influenti su ambiente e culture e aveva ideato Geo o Geo, come si dice. È morto Fulco Quilici, quindi scrittore e documentarista per oltre 50 anni impegnato nella divulgazione scientifica, in particolare quella naturalistica. Avrebbe compiuto 88 anni ad aprile. Nel 2006 Forbes lo aveva inserito tra le 100 firme più influenti del mondo grazie ai suoi film e ai suoi libri sull'ambiente e le culture. Croce Rossa, direttore generale annuncia 21 membri licenziati per aver pagato prestazioni sessuali. Altri due sospettati di comportamenti sessuali inappropriati non hanno avuto il rinnovo del loro contratto, lo ha detto D'Accordo. Questo. Un annuncio che arriva a pochi giorni di distanza dallo scandalo che ha coinvolto l'ONG britannica Oxfam. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.